Sindaco Grimaldi, la città di San Giorgio Ionico si appresta ad ospitare questo Festival del Teatro, una bella iniziativa, 8 serate interessanti dove ci sarà una sana competizione. Sì, intanto questa idea nasce l'estate scorsa, noi abbiamo il teatro all'aperto, è un fiore all'occhiello del nostro territorio, per cui l'estate da maggio a ottobre si anima di tante iniziative culturali, soprattutto teatro, e quest'estate, in coincidenza di una di queste manifestazioni, ci è venuta l'idea di fare una rassegna teatrale verso la fine dell'anno, con l'inizio dell'anno prossimo. E attraverso l'aiuto della compagnia Belvedere di San Giorgio Ionico abbiamo iniziato questo percorso e preparato questo evento che partirà l'8 novembre e si concluderà nel mese di marzo del 2015. Una serie di iniziative culturali, il teatro a San Giorgio è abbastanza partecipato e lo faremo nell'auditorio della scuola media, non avendo un teatro coperto, però la scuola media è abbastanza importante come location. Quindi questa rassegna che noi abbiamo voluto fortemente è la dimostrazione di grande attenzione di questa amministrazione verso la cultura, perché qualcuno dice che con la cultura non si mangia, ma la cultura sicuramente fa bene ai nostri giovani, fa bene al nostro paese, perché come qualcuno diceva, il teatro rende più civili. Noi stiamo andando incontro a questo modo di essere, di fare amministrazione, facendo cultura. Non è la prima rassegna che facciamo, l'anno scorso ne abbiamo fatto un'altra musicale di giovani talenti nella nostra provincia e quindi ha avuto anche un buon successo. Ci stiamo spendendo, nonostante le scarse risorse, però sulla cultura stiamo investendo quello che abbiamo. Quindi questa è la testimonianza, questa rassegna. Questo primo festival di San Giorgio è la testimonianza del nostro attaccamento alla cultura del nostro paese, alla cultura in generale. Infatti ospiteremo diverse compagnie di diverse città della Puglia, e un in bocca al lupo a chi poi reciterà, a chi rappresenterà il loro paese in questo primo festival di città di San Giorgio. Sarà una sana competizione, tra l'altro nelle compagnie ci sono molti giovani e quindi lo scopo educativo del teatro rimane sempre un obiettivo sano. È proprio questo che ci fa sperare, dare un segnale ai nostri giovani che non è soltanto fare piazza o fare moina in giro per le città del paese, ma è anche stare in teatro. Quindi il teatro educa i nostri giovani. La speranza è proprio quella di cercare di educare i nostri giovani a essere persone brave, persone per bene per il loro futuro, perché altrimenti se non diamo se non diamo cultura ai nostri giovani, non so cosa potrà accadere, visto che oggi la società è totalmente atomizzata, ognuno sta per conto suo sui social network senza socializzare con le persone fisiche, è tutto virtuale. Noi vogliamo che questa società possa essere non virtuale, ma persone che si contattano, che si salutano, che parlano fra loro, non più sul computer, ma a viva voce.